Vorrei ringraziare l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per aver organizzato questo incontro su un argomento decisamente caldo, direi. Io però non vorrei entrare nel merito del libro per lasciare più spazio, quindi cercherò di essere veramente breve. Vorrei dire sostanzialmente che molti anni fa la studente di fisica mi aveva insegnato il paradigma galileano, in base al quale per fare scienza basta fare delle misure, vedere se poi queste si conformano o meno con la teoria e eventualmente convalidarle facendo altre misure. Insomma, in tutto sembrava molto lineare, molto semplice. E chi mi ha insegnato per primo a dubitare della semplicità di questo procedimento è stato il professor Kurt Grass, qui presente, che invece mi ha insegnato appunto a osservare come non sempre, come poi nei casi che si sono sviluppati negli anni e che a molte persone sono noti, c'è questa linearità nel passaggio, prima nell'accertamento stesso dei fatti, che richiedono molto, a volte molta più attenzione e molte più riflessioni di quello che possa sembrare, cose che sembra, dici, ma perché non vengono ripetute e convalidate, cioè, è un problema molto più tortuoso, non solo per, come il professor Kurt Grass ha sottolineare, per intervento di elementi esterni all'ambito di ricerca accademico, chiamatelo come volete, e mi riferisco ovviamente a forze economiche o pressioni dovute ad altre, per esempio ai militari, che condizionano la ricerca, ma proprio difficoltà intrinseche, cioè che non del resto siamo abituati al fatto che al di là di un certo ambito i fenomeni che ci circondano sono in realtà estremamente complessi. Se si va al di là della meccanica newtoniana e di un elettromagnetismo abbastanza elementare, introduttivo, si vede che se si passa allo studio, al di là dei fenomeni, appunto di questi tipi di fenomeni fisici, a fenomeni della chimica, per non dire a fenomeni della biologia, per non parlare poi naturalmente dei fenomeni sociali, ci si rende conto che esistono molte più complicazioni nella riproducibilità dei fatti e nella loro interpretazione di quello che sembrerebbe dire l'insegnamento appunto galileano. E questo libro è che contiene delle informazioni estremamente interessanti sul sviluppo e sui possibili sviluppi di armi non, chiamiamole non convenzionali, diciamo chiaramente nucleari, di nucleari non convenzionali, cioè che non rientrano nella categoria della bomba a fissione e della bomba a fusione, la bomba H,
Neanche un esempio. Non per niente il libro si presenta un po' come un giallo, direi, come del resto scrivono anche gli autori, dell'ambiguità calcolata. Cioè non presenta certezze assolute, ma presenta tutto un insieme di spunti di grande interesse e di elementi di riflessione. E credo che mi fermerò qui, dando la parola a Peppino Vitiello, poi soprattutto ai due autori del libro per illustrare i punti che ritengono più rilevanti, in maniera da lasciare tempo per domande per chi ne volesse. Grazie. Va bene, buongiorno a tutti. E Chicco, io l'ho sempre chiamato Chicco, il professore Nicodemi, da quando ero ragazzino e lui era mio professore, mi insegnava i grafici di Dalizza alla scuola di perfezionamento. E quindi diciamo che lui sa bene, un paio di anni fa, lui sa bene di cosa parla questo libro, anche se ha lasciato all'immaginazione dei lettori, di quanti non abbiano già letto il libro stesso. E io, come al solito, quando ecco qui, insomma, mi sembra di tornare appunto da quando ero ragazzo, nel senso che questo ambiente è sempre per me molto stimolante, così come era, scusatemi questa cosa un po' autobiografica, però insomma fa parte della storia questa commistione tra l'emozione e la ragione, perché ragione senza emozione probabilmente non c'è proprio. E così come era emozionante, ricordo benissimo la campanella, più o meno alle 6 di sera alla mostra del Tremare, quando noi studenti studiavamo e i nostri docenti, che allora erano veramente ragazzini, ce n'è anche qualcun altro qua stamattina, si faceva un seminario, si facevano delle lezioni a quell'ora, e per noi era l'ultima parte della giornata che dedicavamo a questa cosa. Ricordo molto bene queste cose. Come se fosse effettivamente, quando hai detto, 2 giorni fa, qualcosa del genere. Allora, questo libro, innanzitutto fatemi dire una cosa, è scritto molto bene, molto divertente. Diciamo che io voglio fare un poco di propaganda, perché sennò, insomma, che si presenta a fare un libro? Certamente per avere un'occasione di incontro, come infatti c'è, ma anche per dire questo libro. E io, è un libro che ho letto con passione, e con passione l'ha letto pure mia moglie, ovviamente le cose non vengono mai in maniera esatta. E per esempio è un libro che la narrazione si svolge per quadri o per scene, cioè c'è una certa scena appunto in termini di problemi, e quello della scena, poi si cambia capitolo, però il capitolo non è un capitolo normale di un libro, è un'altra scena, poi si ritorna a quella precedente, e così è un susseguirsi di scene, è come stare a teatro. Ed è, io ho apprezzato anche certi aspetti grafici, per esempio l'uso del corsivo, che viene detto esplicitamente, credo, nell'introduzione, scusatemi le imperfezioni nel ricordare il dove e come vengono dette certe cose, ma comunque mi sembra che nella introduzione Torre Alta, perché l'introduzione è firmata in particolare da Torre Alta, e lì Torre Alta introduce questo fisico sempre disponibile, che è il professore Kurtogast, che è chiaramente Claudio, è chiaro, però è questo, tra l'altro Claudio, a quanto mi sembra di aver capito, è la somma di queste quattro persone che appunto, avendo ciascuno tempi propri, procedono in un modo claudicante, per cui Claudio è questo narratore che va in giro, questo giornalista, intervista, fa i reportage, eccetera.
e dicevo l'uso del corsivo. L'uso del corsivo viene detto esplicitamente, si riferisce a registrazioni, diciamo così, di interviste o comunque racconti di cose prese proprio durante l'esercizio del mestiere del giornalista, quindi sono praticamente delle registrazioni trascritte. Ecco, anche questi aspetti sono degli aspetti che ho trovato molto interessanti di presentazione, se volete. Poi ho trovato un'altra cosa, questo libro tra l'altro è divertente, perché è certamente un giallo, come diceva il professore Nicodemo, però è anche divertente perché già a partire dal fatto che voi sfogliate e dite ma chi è l'editore? L'editore Edizioni Ambiente. E questo è quasi un'ironia, perché Edizione Ambiente, ma si parla di inquinamento radioattivo perpetrato con crimine, con volontà criminale, e quindi anche queste sottili ironie che percorrono tutto il racconto, ho trovato che propongono questo libro come un libro da leggere e da rileggere. Tanto che dicevo prima, io forzando la mano, come in genere faccio, perché sono un provocatore, cosa nota, lo suggerirò agli studenti nella seconda parte del corso di meccanica quantistica che farò, se non altro per introdurli alle problematiche, a problematiche che sono di grandissima rilevanza oggi, non solo per quello che riguarda fatti di fisica che per quanto sono stati studiati in profondità però ancora non sono chiari, mi riferisco alla fusione fredda, ma il problema del nucleare. Noi dobbiamo andare a votare per il referendum sul nucleare e, carissimi signori e signore, per favore non sbagliate, io sono contro, non ho nessuna difficoltà a dirlo e a sostenerlo con argomenti di tutti i tipi, contro una ripresa del nucleare, quindi approfitto volutamente di questa occasione per fare propaganda, va bene, politicamente scorretto di potrebbe pensare qualunque, però a me non me ne frega niente, perché il nucleare è una cosa grave, noi affidiamo il paese a un futuro senza via d'uscita, soprattutto se leggete questo libro capite questa cosa. Questo libro, viene detto a pagina 112, parla dell'occultamento di una scoperta e una strategia tecnica criminale. E a proposito di centrale nucleare, viene detto esplicitamente in un'altra parte che le centrali nucleari di nuova generazione sono di nuova generazione anche perché molto probabilmente potranno fornire uranio arricchito che in giusta misura potrebbe entrare a far parte di queste armi che probabilmente non sono più nuove, come infatti questo romanzo ci racconta. Ovviamente questo racconto è un racconto di cose, non è un documento giornalistico, perché quello andrebbe surrogato con fatti, con gli autori lo dicono, ma è un romanzo e quindi sono dette delle cose che se non sono vere, chi legge capisce che sono verissime, voglio dire che sono altamente plausibili. E parlando sempre di un aspetto, perché poi c'è anche questa commissione, no? Tra il giallo, la scienza e il letterario. E io trovo molto interessante che il libro comincia con questa frase: dal momento che finora abbiamo raccontato delle nostre inchieste storie vere, nelle nostre inchieste storie vere e terribili, senza che ne sortisse alcun effetto, qui racconteremo le medesime storie come se fosse il frutto della nostra immaginazione, sperando in questo modo di stimolare la fantasia del lettore. Questo è il programma. Quindi Torre Alta e il professor Grass ci dicono anche che hanno già raccontato queste storie, come infatti probabilmente vedremo nei filmati, però non sono state considerate come vere. Allora forse è, da un punto di vista della comunicazione, forse è meglio raccontarle come storie,
e forse si crede più facilmente al lupo cattivo o alla regina delle varie favole infantili, ma che favole non sono. Poi a un certo punto si parla di questo difetto della percezione, di questo sonno dell'intelligenza che siamo maggiormente preoccupati, e di questo, lavorando nell'informazione, ci sentiamo in parte responsabili. Questa cosa chiarisce anche quel finora, che sta, è la quarta parola, tra due virgole, all'inizio. Il finora significa che forse c'è ancora una speranza. E però quest'altra frase, l'ultima che ho letto, indica che c'è questa sensazione di un sonno dell'intelligenza. Io qui però vorrei dire sonno dell'intelligenza dei più, ma coscienza criminale nel perseguire un piano veramente criminoso, e che è quello che poi su cui il libro, come vi ho detto prima, tutto il libro verte. Un'altra notazione che ha a che fare con le parole, ma le parole, come sappiamo, sono pietre, a un certo punto viene detto, dice, ma per favore non nominate più la l'opzione uranio, proiettile all'uranio impoverito, per favore chiamatelo in un altro modo, come? Chiamatelo sporco, perché altrimenti non si capiscono tante cose, e vedremo nei filmati, perché mi sembra di aver capito quali sono i filmati, non si capisce come si trova materiale che non ha nulla a che fare con l'impoverito. Uranio impoverito significa uranio 235, 238, il 235 è quello che insomma produce gli effetti che, ai quali siamo abituati a pensare quando parliamo di uranio, cioè la fissione, e questa quantità, l'uranio 235, tra l'altro ci sono delle note molto chiare anche alla fine del libro, per quelli che non sanno dei fatterelli, diciamo, di cultura generale, anche se scientifica, ma comunque è il 7 per 1000 l'uranio 235 rispetto a quello 238, e quindi ci sono tutte tecniche per estrarlo, per separarlo e via dicendo, e questo è un grande problema per la costruzione di armi nucleari, ma anche per i reattori nucleari, quelli i reattori di potenza per produrre energia nucleare. E impoverito significa che c'è sotto il 7 per 1000, arricchito ce n'è sopra il 7 per 1000. Allora, se questi proiettili usati con l'idea che, anche quella fantasiosa, che penetrano meglio le lamiere di cui sono fatti i carri armati, se questo era lo scopo per usare uranio, e a quel punto impoverito, perché sono gli scarti delle centrali nucleari che non sappiamo che farne, ne facciamo proiettili chiaramente. Se questo era lo scopo, ma com'è che troviamo poi uranio arricchito se andiamo a guardare meglio? Queste cose andrebbero spiegate, e queste cose si cerca di spiegare nel corso del libro. Io ovviamente non vi racconto tutto perché sennò finisce lo servizio, siamo un libro giallo, non va a raccontarlo. L'assassino non lo dico, e lascio chi sono queste tre, il segreto delle tre pallottole, ce ne sono tre, faccio già la domanda a tutti e due, a Torcalda, quali sono queste tre pallottole? Viene detto molto chiaramente, ma facciamo la domanda a loro, così sviluppano la responsabilità di non vendere più il libro, perché ormai si è capito che è l'assassino che lo compra a fare il bruciato. Ecco, e quindi, che c'entra la fusione fredda in tutto questo? Allora, vedete, la logica è molto stringente, è molto stringente. Viene detto ad un certo punto, io mi sono segnato queste cose, poi non le trovo più ovviamente, ma viene detto ad un certo punto che già alla fine degli anni 50 si pose il problema che una guerra nucleare sarebbe stata la fine di tutto. Perché? È perché le armi nucleari sono troppo potenti. Io, se sto qui dentro e voglio liberarmi di qualcuno di voi, non è che spargo di benzina tutto e con le porte chiuse io poi non posso fuggire. La benzina non è buona per eliminare qualcuno di voi, io devo usare qualcosa per eliminare qualcuno di voi che non arrechi danno a me,
altrimenti insomma è un po' un suicidio, anche uccido voi, vabbè, come si dice, cose dei filistei, cioè Sansone e i filistei, no, non funziona così. E allora nacque il problema di come ridurre, senza eliminare l'arma nucleare, ma ridurne la, si dice friendly, proprio friendly, amichevole, non sarebbe, no, di un'arma nucleare. Un'arma nucleare friendly, cioè che amichevole, cioè che facile da usare senza provocare delle distruzioni generali che tutta l'umanità verrebbe meno. Ci sono poi dei documenti alla fine molto interessanti, per esempio c'è il rapporto Grover, così detto, che io consiglio di leggere agli ipocondriaci, se no qui lì si sentono immediatamente, tipicamente tutte le malattie ce le hanno loro, che hanno respirato radiazioni, perché viene detto dettagliatamente che cosa comporta inalare 8 mg di questo ai vari organi, cioè, quindi se tra di voi ci sono più ipocondriaci saltate quel documento, leggete però un altro che ci riguarda da vicino. Noi abbiamo scoperto tempo fa, non molto tempo fa, che a Nassiriya i nostri esperti militari avevano sbagliato tutto, per cui quei poveretti, perché i poveretti sono morti, insomma, che morirono, morirono tutto sommato perché i nostri grandi generali non sanno costruire un fortino dove mettere i propri soldati, no? Sapete che ci sono delle indagini a proposito, non sono state costruite adeguatamente le protezioni e via dicendo. Quindi però a Nassiriya, tra l'altro, c'è stato un esperimento, quello del fornello, per vedere l'effetto che fa, come diceva Canzone. 200 kg di esplosivo, e per vedere poi che cosa accadeva, quali erano le sostanze che si trovavano negli immediati dintorni di questa esplosione. E furono trovati materiali che evidentemente erano stati messi anche dentro, però oltre a quelli ce n'erano altri. Quindi un esperimento tipicamente da, di tipo esperimento per armi, a 100 metri, a 200, a 300, e si trovarono polveri, si direbbe polveri sottili, parliamo del nanometro e anche del micron a seconda della distanza, di materiali che non c'erano, oro per esempio. Per cui magari se avete la possibilità di a Natale comprate una bella cosa di botti, fate esplodere, raccoglierete nella casa della signora di fronte, nella ex casa della signora di fronte, un po' di oro nel caso di questi tempi, è sempre utile avere un po' di oro. Quindi sono chiaramente dei segnali di reazioni nucleari. Allora qual era lo scopo, riprendendo il discorso? Bombe nucleari troppo potenti non vanno bene. Perché troppo potenti? Perché occorre una massa critica, perché nella fissione nucleare voi avete bisogno di neutroni, e i neutroni ce ne vogliono parecchi per produrre la reazione HD, e quindi avete bisogno di una massa critica di uranio 235. In più questo uranio 235 è già difficile da selezionare dal 238, e ce l'hanno pochissimi paesi, e quindi comunque bisogna, non è una 6-7 kg ne servirebbero per una bomba normale. Invece, se voi riuscite a produrre una fissione non con il solito giochino del neutrone, che è il neutrone lento, no? Fermi e tutto il resto del neutrone, se è lento, a tempo, vede meglio il nucleo, vi penetra di uranio, lo rende instabile e il nucleo si spacca. In questo processo emette energia. Ecco, se invece di fare questo riusciamo a fare con un'altra sorgente a produrre questa fissione, il gioco è fatto. Qui c'è l'intervento della fusione fredda. La fusione fredda significa che noi facciamo fondere due atomi di deuterio, che sono protone e protone, e protone e neutrone, alla fine arriviamo a elio 4 e H2. Questo processo produce una quantità enorme di energia, e quindi possiamo ridurre, come dire, superare il problema della massa critica. E abbiamo una bombetta nucleare.
una di quelle che probabilmente hanno provocato i crateri che poi vedremo nel filmato. Quindi l'ipotesi, però suffragata con dichiarazioni di persone, veterani e persone esperte che hanno fatto le analisi delle sostanze radioattive trovate, ci dicono che sono state effettivamente esplose armi del genere in queste guerre per la democrazia, perché chiaramente sono guerre per la democrazia, come ben sappiamo tutti quanti. Quindi questo è il quadro. In questo quadro poi ci sono delle osservazioni di tanto in tanto estremamente. Una io l'avevo chiamata dilemma, però vedo che anche in Roma di stamattina, e chiaramente qualcuno ha scritto questo. La scienza servita alla guerra. Quanti misteri in Medio Oriente? Ora, la scienza servita alla guerra. Vedete, questo lo voglio. Allora, se andate a pagina 87, di poche persone viene detto il nome vero. Uno è Fleischmann, il primo che ha comunicato al mondo della possibilità reale di avere la fusione fredda. E a pagina 87 voi trovate un dialogo tra Preparata e il professore Kurt Grass. E Preparata dice: mi sembra che si sia arrivati a un punto decisivo, o lavori per i militari o sulle potenzialità industriali di questa scoperta. Però questo dilemma è un falso dilemma, perché già precedentemente a pagina precedentemente, comunque qui anche la cosa è ripresa anche a pagina 92, viene posto lo stesso problema: uso militare e uso civile. Anzi, a pagina 22 si nomina l'ACEA, a proposito del rapporto 41, il lavoro dell'ENEA, con la dottoressa Garbati, che per chi conosce la storia e i posti e le persone identifica immediatamente la dottoressa McBeth, mi pare. Come la chiamano? McChild, in una versione ancora più segreta. La storia si nomina l'ACEA, l'agenzia francese dove che ha il controllo delle attività nucleari civili e militari. Mo prendete uno qualsiasi che passa qui a via Montedittino e ditegli che il nucleare, ma noi vogliamo fare delle cose per produrre energia elettrica, perché gli ospedali, delle sale operatorie hanno bisogno di energia elettrica, le nostre aziende, la Fiat, prima che si trasferisca definitivamente non so dove, ha bisogno di energia elettrica, non ci interessa. Però come fate a spiegare che poi le stesse agenzie che si occupano dell'utilizzo nel civile del nucleare, le stesse agenzie sono preposte assieme, cioè lo stesso ufficio, la stessa gente, le stesse persone, gli stessi capi in testa, gli stessi subalterni, al civile e al militare contemporaneamente? Quindi quello di Preparata è un dilemma, ma non è un dilemma, perché il militare e l'uso del nucleare sono due facce della stessa medaglia. È la stessa medaglia. E questo è il motivo per cui l'Italia deve riprendere il programma nucleare. Io torno su questa cosa, perché questa cosa sta scritta nel libro. Cioè questo libro ha anche questo scopo. E sì, ho chiuso, infatti volevo leggervi questa cosa che era... voglio dire che qui andrebbe ripresa un'analisi marxista, non dico marxiana perché mi fa quasi schifo, perdonatemi la parola, però a Napoli si può dire la parola marxiana, analisi marxista della produzione e del controllo dei mezzi di produzione, perché non è possibile essere antimilitaristi, mettere la bandiera della pace alla finestra e non essere contemporaneamente anticapitalista. Io non ho un altro, perché scriverei un altro capitale, ovviamente, se avessi una ricetta, però è quello di cui parliamo. Ho finito. Il libro si chiude, tuttavia, con una notazione un po' amara, perché si chiude con una, un
messaggio che la dottoressa Carrati manda per posta elettronica a nostro Claudio e alla sua equipe di giornalisti, che poi è tutt'uno, e nella quale la dottoressa Carrati dice: avendo visto tutto questo, io però a questo punto me ne voglio tirar fuori. Ecco, questa è una notazione un poco amara, perché è, come dire, un abbandono, è come se le cose fossero più grandi e più forti di me. Io, per come sono fatto biologicamente, per una questione di biochimica, non c'entra niente, un fatto morale o tutte queste sovrastrutture, no? Io invece sono uno tosto a morire, io non mi tirerei fuori, per cui ringrazio veramente questi due autori, perché hanno costruito un'altra buona dose di indignazione che ci tira avanti, o perlomeno mi tira avanti e mi pone in un atteggiamento, diciamo, di investigatore di fronte al mondo. Ringrazio Peppino Vitiello per questa introduzione al libro, in cui già è entrato nel merito degli argomenti, e adesso lascio la parola agli autori per parlare delle tre pallottole, se vogliono, di questa metafora e degli aspetti che ritengono di dover illustrare maggiormente di questa problematica gravissima che loro affrontano. Chiedo scusa, è meglio forse, come diceva, di proiettare prima io e di in modo che pure il pubblico abbia già un'idea più precisa. No, forse è meglio, tanto saremo brevi. Cerchiamo di essere brevi per non e togliere la possibilità di rispondere anche alle domande. Esatto. Io non faccio parte del consesso delle persone che hanno studiato fisica teorica, quindi vabbè, è un handicap del quale è difficile essere perdonato, lo so. Noi partiamo da molto, siamo partiti da molto più distante, siamo partiti proprio dalla parola, a forza di fare questo mestiere. Dopo un po' di anni, ormai di anni ne abbiamo passati tanti, si capisce che ci sono delle parole che vengono dette e non significano nulla, e anche se il consenso è importante, ci sono molte persone eccetera, non scatenano nessun tipo di interesse da parte di chi fa questo lavoro. E altre volte si incontrano delle persone che si capisce che sanno, anche se non parlano, e questa è una sorta di lezione che si impara facendo questo mestiere. Si comincia a intuire nell'interlocutore che c'è gente che sa e non parla, c'è gente che parla e non sa, e quando si incontra qualcuno che sa, e a noi è successo, in particolare quando abbiamo fatto il primo gradino di tutto questo lavoro, quando siamo andati all'Enea c'era stato questo esperimento sulla fusione fredda, aveva raggiunto dei buoni risultati, aveva trovato il livello di caricamento per permettere la riproduzione dell'esperimento, e però non avevamo più ricevuto fondi, erano stati abbandonati loro stessi, il rapporto sulla loro esperienza non era neanche stato stampato, questo famoso rapporto 41, e quando facevamo domande perché era successo questo, non è che le persone alle quali noi ponevamo queste domande non ci rispondessero, dicevano: c'è una ragione, ma non possiamo dirvela. Per un giornalista trovare qualcuno che dice una cosa del genere è interessantissimo, è l'unica persona con la quale dovremmo riuscire a parlare finché non la riusciamo a far raccontare i fatti. Perché ci sono, questa professione che facciamo, io sono partito da lì e dico questo, ci sono cose che esistono e vengono rappresentate, questo per me è la normalità della vita in cui ci muoviamo, un po' noioso tutto sommato. Poi ci sono delle cose che vengono rappresentate e non esistono, e queste sono le bugie. E le bugie, tutto sommato, non è difficilissimo da smascherare. Le bugie, dopo un po' si fa un po' di confronti, di verifiche, cioè sono tante le bugie, ogni giorno ne leggiamo moltissime, alcune sono importanti, alcune meno, alcune fanno ridere, alcune disgustano, ma ce ne sono tante. Poi invece ci sono i segreti, e i segreti è un altro argomento, i segreti sono ciò che esiste e non viene rappresentato, e sui segreti è difficilissimo lavorare. Un giornalista cerca i segreti tutta la propria vita,
è l'anima del suo mestiere, come fosse anche uno scienziato, io credo, perché voi dovete spiegare quello che non è spiegato. E quando uno incontra una persona che dice sì, c'è un motivo per cui la fusione fredda è stata bloccata, ma non te lo posso dire, e questo è un segreto, non ci sono dubbi, e allora ci si affanna per cercare di trovare la persona giusta con la quale parlare. E alla fine noi abbiamo incontrato questo professor Puntigas, che ci ha dato una spiegazione molto semplice. Ci ha spiegato appunto che se al posto del palladio si sostituisce l'uranio, viene risolto il problema della fusione fredda, e questo, e questa frase, questo enunciato, è la spiegazione di moltissimi fatti che noi abbiamo incontrato e non riuscivamo a spiegarci. Io mi ricordo che un giorno stavo andando in messa alla RAI con i miei colleghi, che siamo sempre in quattro, veniamo sotto terra perché per sfuggire a tutti i meccanismi dei telegiornali, quello di Uno News, che è un telegiornale che funziona 24/24, ci catturerebbe in ogni momento a fare altre cose, noi abbiamo deciso di lavorare nel peggiore dei posti che c'è in RAI, che è sotto il piano di un seminterrato, però almeno ci lasciano in pace in questo posto. Allora noi facciamo sempre una vita molto insieme, facciamo lavori molto diversi da quello che è il lavoro news, quello immediato, facciamo un lavoro più approfondito. E andando in mensa, mi ricordo, parlando con loro, uno di loro mi dice: ma sai che forse c'è una relazione tra questo lavoro che stiamo facendo sulla fusione fredda e la storia di Kian? E io, ma che senso? Noi avevamo trovato Kian, che è un paesino al bordo con il confine con Israele, dopo la guerra del 2006, noi avevamo letto un articolo su un giornale inglese che viene pubblicato in Libano, che ci spiegava che c'è una radioattività di 800 microsievert, che è estremamente alta, voi sapete che la normalità è 3,2. E dunque abbiamo deciso di andare là, la RAI ci aveva impedito di andare, abbiamo detto che andavamo prima a Beirut, poi eravamo, alla fine siamo riusciti. E siamo riusciti a intervistare il fisico che aveva trovato la radioattività lì e che ci confermava che era estremamente alta. Due ricercatori inglesi hanno raccolto un campione, l'hanno portato a fare analizzare, e in effetti esisteva un uranio arricchito. Allora la cosa non era il 95% come quello che serve per fare la bomba atomica, ma era una cosa che non si spiegava. Cosa ci fa l'uranio arricchito non esiste in natura, era qualcosa che non ce lo spiegavamo, ce lo portavamo dietro, questa cosa non si spiegava. E quando Emilio dice la possibilità di, scusate, Kurt Grass si spiega che il fatto che si sostituisca l'uranio al posto del palladio può provocare un fenomeno che impedisce, e che lui dice schioda, poi ve lo spiegherà lui meglio, schioda gli atomi, no? E libera quindi energia tale da permettere che si frantumi un processo di fissione, esattamente il contrario di quello che è la bomba, la fusione che provoca la fissione che provoca la fusione, e qui sarebbe il contrario, la fusione che provoca la fissione. E noi no, ovviamente non è che abbiamo immediatamente capito tutto, ci siamo stati un po' a pensare, parecchio a pensare, però abbiamo cominciato a ragionare su questo e abbiamo avuto un altro momento che ci ha permesso di capire in maniera molto solida quello che ci stava raccontando. Era vero, abbiamo cercato, per questo l'abbiamo proprio cercato, abbiamo presupposto l'esistenza, che esistesse un veterano che potesse raccontarci queste cose. Dove cercarlo? I veterani, generalmente coloro che lasciavano l'esercito, già si ritiravano in Canada, perché il Canada è ospitale, tutto sommato parlano inglese. Allora abbiamo cercato tra i siti canadesi e abbiamo trovato un sito in Canada dove, sotto pseudonimo, un veterano raccontava che era stata utilizzata una bomba nucleare piccola di solo 5 kilotoni. Hiroshima è 16, Nagasaki è 24 kilotoni, sono bombe da 1000 kilotoni. Questa era molto piccola, durante la prima guerra del Golfo. Siamo diventati un po' matti perché era esattamente sulla costa del Pacifico, quindi c'era una differenza di orario enorme, quindi dovevamo lavorare la notte per riuscire a parlare con questo. Prima abbiamo trovato il responsabile del sito, poi abbiamo trovato il giornalista che aveva fatto questa intervista. Il giornalista ci ha detto il nome di questo signore
e non c'è nessun indirizzo come rintracciarlo. Abbiamo trovato un database di tutti i militari che erano stati dove abbiamo partecipato alla prima guerra del Golfo, abbiamo trovato il suo nome, li abbiamo contattato, ci ha dato un appuntamento, siamo andati a incontrarlo e si è rifiutato di parlare con noi. E quindi abbiamo dovuto inventare, perché non si torna a casa con un viaggio negli Stati Uniti senza un altro servizio, perché poi secondo me altro non potremmo più fare. Erano 5 ore, abbiamo dovuto rimpostare tutto il nostro lavoro, tutte le nostre richieste, non ci abbiamo fatto, abbiamo fatto un altro lavoro e siamo tornati, però questa cosa ci era rimasta sullo stomaco, no? Quello dobbiamo risolvere, quello sapeva, è un'altra persona che sapeva, e non, il fatto che non volesse parlare ci ha confermato che sapeva veramente, perché quelli che parlano, e vi dicono subito le cose, vi insegnano tutti alla scuola di giornalismo, dovunque andiate, quella della Columbia, che è la migliore, lo insegna in inglese. L'insegnamento è: tutte le volte che fate un'intervista, pensate, why is this motherfucker is lying to me? Perché questo bastardo mi sta dicendo delle bugie? E un altro insegnamento è: when your mother tells she loves you, check it out. Quando tua madre ti dice che ti vuole bene, controlla, perché non bisogna mai fidarsi di niente. Quindi noi troviamo uno che era pronto a parlare, è interessato a parlare e ci dice di no, caspita, allora riprendiamo per 2 anni, ci abbiamo mandato lettere al giornalista che era in contatto con lui, lettere da lui, alla fine accetta durante l'estate naturalmente, per cui non eravamo, abbiamo dovuto interrompere le vacanze e andare su a intervistarlo. Allora abbiamo intervistato, questo per dirvi come tutto è basato su chi non sa. Cioè il giornalista parte che non sa nulla, un ignorante per definizione, per sa tutto, perché deve scoprire delle cose, e quando si trova qualcuno che sa è importantissimo riuscire a parlargli. E questo ci ha raccontato che è stata utilizzata questa piccola bomba nucleare, che l'uranio cosiddetto impoverito che viene usato per coprire gli effetti di questa bomba nucleare. Cioè, quando delle cose che secondo noi erano importantissime, non ci ha detto il giorno preciso perché non lo sapeva. Abbiamo cercato, ecco, questo non è, adesso io la dico in un minuto, però ci è voluto 3 mesi prima che capissimo come trovare una conferma a quello che lui ci aveva raccontato. La conferma era: troviamo un evento sismico della stessa intensità che pari a 5 kilotoni, abbiamo trovato una tavola, cioè era più o meno 4.2 scala Richter, e poi abbiamo trovato qualcuno che con un certificato primo che eravamo estremamente interessati agli aspetti in eventi sismici, perché era quello che in quel momento ci interessava, il resto del mondo non ci interessava minimamente. Siamo riusciti finalmente a trovare un aspetto sismico che avesse accesso a un database che poi ci ha dato, tra l'altro ho scoperto che c'erano dei database anche utilizzabili da chiunque, ma questo lo abbiamo trovato dopo, e abbiamo trovato esattamente l'ultimo giorno della guerra del Golfo un evento nucleare di quella portata esattamente dove ci avevano detto, cioè tra Basra e il confine con l'Iran. A questo punto l'altra possibile verifica che potevamo fare era vedere i danni che erano stati provocati. Abbiamo cercato anche qui i responsabili degli ospedali di Basra, una era scappata in Siria, una signora l'abbiamo trovata, ma si è rifiutata di parlare perché aveva paura di parlare di queste cose. Abbiamo trovato un altro che era responsabile dell'ospedale che andava a Istanbul, abbiamo aspettato dei mesi per riuscire ad andare a Istanbul per incontrarlo, perché in Iraq non potevamo andarci, e lui ci ha fatto vedere una sequenza orrenda di effetti che sono stati provocati dopo la prima guerra del Golfo. Il tasso di morti per tumori è salito da 32 all'anno a 600 all'anno, questo la 32 erano nell'89, prima della guerra del Golfo è stato nel 91, e i 600 all'anno erano nel 2001, esatto. Cioè prima che scoppiasse la seconda. E lui aveva collezionato, è una cosa molto straziante, forse se poi vedete i filmati non può fare a voi che lo stesso effetto, aveva collezionato tutte le foto dei bambini che soffrivano di patologie inspiegabili, perché erano patologie che non potevano avere, quelle rarissime, che sono morti, e di tutti i feti malformati che lui è riuscito a documentare. Lui non credeva che questo fosse stato causato da una bomba nucleare, perché non aveva conoscenza, lui è stato causato dalle armi che sono state usate, e lui probabilmente pensava dal cosiddetto uranio, come detto.
E quindi anche questo per me è una conferma importante, perché lui non è, cioè non è che c'era una teoria complottistica dietro a queste cose che noi abbiamo raccolto, erano tanti pezzi di informazione che messi insieme ci facevano capire che avevamo scoperto la terza bomba nucleare. Questo è stato il direttore a dirlo, abbiamo scoperto la terza bomba nucleare, e lui mi ha detto: non ci credo, però se volete dare la notizia ufficialmente io verrò. Dopo non ci credo, ma voi la potete dare. Era un compromesso accettabile e noi l'abbiamo data. Però prima di darla abbiamo telefonato, abbiamo scritto al Pentagono, perché è norma chiedere anche alla controparte interessata cosa dice riguardo. Il Pentagono ci ha risposto, noi abbiamo chiesto. Questo però scusa l'interruzione, è interessante che il Pentagono però risponda. È molto interessante quello che ha risposto, perché come risponde? No, è molto interessante, scusa, a molto interessante che risponda. Ma e questo ha aperto un'altra serie. Questa è la differenza con la democrazia. Nella democrazia si risponde. Esatto. Forse si risponde, ma. La cosa che ci ha colpito, noi abbiamo chiesto, abbiamo trovato un veterano che ci ha detto che è stato utilizzato una bomba nucleare in tal giorno, ha detto a posto. No, e non giorno, tal giorno non l'ha detto. Non c'è, esatto. Ci hanno detto che poi è stato utilizzato una bomba nucleare. La risposta è: quando? È come se voi chiedete a vostra moglie: mi hai tradito? E lei risponde: quando? Questo invece è molto sensato, perché allora ci andate a rileggere tutta la politica ufficiale che James Baker, che era segretario di Stato di allora, aveva formalizzato sull'uso della force, perché loro la forza nucleare la chiamano più force. Avevano detto: noi non diremo mai se la useremo o se non la useremo, noi possiamo usarla, ci muoviamo come se dovessimo usarla, e se la useremo non diremo mai se l'abbiamo usata, useremo la dottrina dell'ambiguità calcolata. Era esattamente le cose con cui stavamo facendo i conti. Ci sono arrivata addirittura in maniera paranoica, perché ormai non possiamo che essere paranoici consapevoli facendo questo. Siamo arrivati a supporre che questo veterano ci dicesse questa informazione, perché è funzionale a chi ha la possibilità di usare una forza di questo genere far sapere che c'è la possibilità che sia stata utilizzata veramente, senza rivendicarlo, ma facendo sapere. È come Wikileaks, che vi fa sapere che non gradiscono lo spostamento verso la Russia che il nostro governo sta facendo, però ufficialmente i nostri migliori alleati dicono sempre. E anche questa è sostanzialmente lo stesso tipo di dottrina. E quindi avevo capito che avevo, probabilmente, non so se per merito nostro o per merito loro, forse non erano così disponibili a parlare, perché ce l'avrebbero potuto dire anche 2 anni prima se così fosse stato, però che in realtà questo tipo di ordigni, di sdoganamento del nucleare, di piccoli ordigni nucleari, che poi sono stati nominati in vari modi, alcuni li chiamano demolitori di palazzi, e c'è tutta una terminologia per nascondere la vera, però quando ragionate di termini militari, gli aggettivi significano sempre il contrario di quello che generalmente quando dicono depleted uranium, depleted dovete far suonare il campanello, dicendo non è il punto, è quello. Ovviamente nessuno fa l'analisi della percentuale del 235 sul 238, nessun giornalista potrà mai farla, quindi è molto facile ingannare, però qualche ricercatore come Giulia Sacchia l'ha fatto e aveva visto che non era assolutamente. Le Nazioni Unite hanno fatto un'indagine, ma le Nazioni Unite sono sovvenzionate dagli Stati Uniti, che è il maggior contribuente, quindi non potevano dire né che era impoverito, né dire che non era impoverito, ma arricchito. Hanno scelto un termine che ormai è molto diffuso: non impoverito, oppure naturale. Cioè, improvvisamente nel sud del Libano ci sono presenze enormi di uranio naturale. Ora è evidente che stanno mettendo in maniera accorta, cioè calcolando la menzogna in maniera che possa essere interpretata da noi. Questo è stato quello a cui noi siamo arrivati. Ma come raccontare tutto questo? Bastava un documentario, quello sul rapporto 41, cioè sull'esperienza fatta all'Enea? No, bastava la confessione del veterano?
che io ho dato a tutti i migliori giornalisti, mi sembrava di essere veramente uno di quei fanatici, guarda, leggi il mio libro, guarda il mio documentario, l'ho data a questa Dana Chris, che ha avuto il Pulitzer due volte, l'ho data a Simon Rey, che è il miglior giornalista. Io ho detto guarda, fammi sapere cosa pensi, ma è avuto risposta. Devo dire che sono stati sfortunati, perché tutto questo l'abbiamo fatto uscire nei mesi precedenti all'elezione di Obama, e gli Stati Uniti erano tutti interessati su quel punto. Non c'era nulla di più distante dall'agenda delle notizie in quel momento di un discorso sull'uso della bomba nucleare in questo, nell'Ovattuno, per cui capisco anche le ragioni per cui non hanno dato importanza al nostro lavoro. Ciò nonostante, aveva detto raccontiamo questa storia, raccontiamola, perché poi c'era l'inizio e era la conferma vera che su questa scoperta qualcun altro aveva lavorato da tempo, ma questa ve la faccio raccontare dal professor Burgas. Dunque, permettetemi di riempire un punto che nel libro è rimasto carente e che è il seguente. Tutti dicono normalmente che i militari non sono un mostro di intelligenza. Noi abbiamo battute sui carabinieri, eccetera. Allora uno può porre la domanda: come hanno fatto questi militari, prima ancora degli scienziati civili, a fare una scoperta scientifica, cioè a rendersi conto che si poteva fare una bomba col modo che poi nel libro è raccontato? E questo nel libro non è detto, perché non lo sapevamo. In che modo agli scienziati militari e quindi come conseguenza agli stati maggiori è venuto in mente il modo di realizzare quest'arma, che non è un modo banale. Questo difetto può essere ora colmato, perché in data successiva alla pubblicazione del libro ho appreso da documenti ufficiali che all'inizio degli anni 50, su suggerimento di Teller, nelle bombe atomiche convenzionali normali degli Stati Uniti venivano aggiunte nell'uranio quantità crescenti di deuterio. A che scopo? Perché siccome il nucleo di deuterio fa rimbalzare elasticamente i neutroni, allora per poter rallentare, come si fa anche nelle centrali nucleari, per poter rallentare e focalizzare i neutroni in maniera da aumentare la resa delle collisioni neutrone-nucleo che danno luogo alla fissione. Allora Teller aveva dato questo suggerimento, per cui nelle officine militari le cariche di uranio 235 destinate a diventare la carica esplosiva della bomba venivano riempite di deuterio e si faceva il caricamento. E questa è una notizia ufficiale che decorre dall'inizio degli anni 50. Questo risulta da documenti ufficiali del governo americano ormai disponibili. A questo punto la logica ci viene in aiuto. Perché la logica cosa ci dice a questo punto? Che è verosimile che per aumentare sempre più l'efficienza loro caricassero sempre più di deuterio l'uranio, fino a che, e questa è, si chiama serendipity, diciamo, questo caso, non sono arrivati caricando a toccare la soglia a cui si scatta la fusione fredda. A questo punto verosimilmente sarà successo un botto della Madonna, gli astanti saranno rimasti uccisi probabilmente, perché era avvenuta l'esplosione in quest'altra. E questo sarà avvenuto. D'altra parte si sa che gli incidenti che accadono nei laboratori militari non vengono divulgati, però si sanno anni dopo. Per esempio si sa adesso che alla fine degli anni 50 ci fu in un laboratorio militare inglese un'esplosione devastante che provocò un sacco di morti, un'altra esplosione devastante avvenne in Russia in un laboratorio negli Urali, però le ragioni di queste esplosioni non sono mai state. Però si parlava di esplosioni forti e uno può rimanere con dubbi di quale è stata la causa di queste esplosioni.
Questo è un lato. D'altra parte, facendo un grande balzo per vedere l'altra riva del fiume, il ponte, nell'articolo originario di Fleischmann e Pons sulla fusione fredda del 1989 sta scritto esplicitamente, nell'articolo pubblicato sul giornale of Electroanalytical Chemistry, che nel corso degli esperimenti era accaduto un'unica volta un caso che gli autori chiamano ignition, di iniezione, cioè nel senso che di notte, quando non c'era nessuno nel laboratorio, anche questa è una circostanza che fa pensare, la cella che stava lavorando per la fusione fredda, che si stava caricando, la cella era sotto carica, si stava caricando, all'improvviso di notte la cella era esplosa, provocando i seguenti danni: distruzione della cappa sotto cui stava, grande squarcio nel bancone su cui la cella era appoggiata, buco nel pavimento della stanza, quindi il relitto della cella era precipitato giù, aveva forato anche il pavimento del piano di sotto e si era fermato due piani più sotto. Questo è il problema. Nessuna interpretazione del fenomeno che veniva citato come un fatto che era accaduto quando non c'era nessuno. Quindi a questo punto possiamo cominciare a fare sospetti. Innanzitutto, strano che questo episodio non è accaduto di giorno, quando c'erano persone, infatti non ci sono stati morti. Però c'è stato un altro incidente minore di questi in un laboratorio della California in cui c'è stato un morto, un tecnico per morto. Adesso, come mai ci possono stare questi scoppi? A questo punto si viene un dubbio. Non è che sapendo qualcosa gli sperimentatori, spinti dalla curiosità, abbiano messo un catodo di uranio al posto del catodo di palladio, dopodiché per elementare prudenza se la sono filata lasciando deserto il laboratorio, e dopodiché adesso se c'era la botta o no, e la botta c'era, c'è stato, e questo è l'altro aspetto. Per cui il fatto che caricando di deuterio l'uranio, quando si eccede una soglia di concentrazione, succede il botto, può essere stato scoperto in questo modo. Cioè, la ragione diversa da quella che poi si è realizzata per caricare di deuterio l'uranio c'era, e questo è il risultato appreso, cioè il suggerimento di Taylor per rallentare il motore. Dopodiché, caricando, si scopre il botto. A questo punto chiunque si domanda: ma perché accade questa esplosione? E questa può essere un'origine storica delle ricerche sulla fusione. Cioè, ricerche che ci dicono questo, che dato che nei cristalli ci sono dinamiche collettive su cui ora non entro, queste dinamiche collettive fanno sì che a partire da una certa soglia di densità in su, quella che è al di sotto della soglia è una repulsione tra i nuclei che uno deve vincere applicando energia dall'esterno, quindi fusione calda, si trasforma in un'attrazione, per cui non c'è bisogno di spingere, spontaneamente, una volta superata questa soglia, i nuclei si attraggono, fondono e danno luogo a un'energia che in prima istanza, per un tempo brevissimo prima di degradare in calore, ha la forma di un campo elettromagnetico avente la frequenza dei raggi gamma, cioè la frequenza giusta per spaccare un nucleo. A questo punto i nuclei circostanti della matrice metallica in cui questo avviene si spaccano e l'esito successivo dipende da che metallo è. Se il metallo è palladio non succede niente, perché la fissione del palladio non libera energia, e quindi pacifico a questo punto. Si è spaccato il nucleo del palladio. Invece del palladio abbiamo nuclei di nichel al loro posto, il nichel è circa mezzo palladio. Infatti, che sia così, noi l'abbiamo verificato, questo fa parte dell'esperimento coperto dal rapporto 41, che i catodi di palladio dei nostri esperimenti, subito dopo che è stata osservata la fusione fredda, sono stati mandati per analisi cristallografica a Pechino dal nostro amico e l'accademico delle scienze, il professor Li, e il quale tra l'altro qualche giorno fa ha chiesto una copia del libro,
Italiano. Vabbè, sono fatto anche io, perché me l'ha chiesto attraverso un suo amico italiano che da 16 anni lavora in. Un po' italiano, si chiama sì. Sì, sì, sì. E si chiama Mercurio, questo è italiano. E quindi il Mercurio rosso. E va bene, allora, in questi misure fatte a Pechino è stato rivelato che nelle zone dei catodi dissestate, quindi in cui era avvenuta la fusione fredda, cioè mentre nelle zone dei vicini in cui non era avvenuta la fusione fredda, i nuclei erano al 99,9% dall'aria, e quindi questa era la prova che il fornitore non ci aveva truffato, era effettivamente l'aria. Nelle zone dissestate, dove chiaramente erano accaduti fenomeni esplosivi, il 10% di tutti i nuclei presenti era nichel. Il nichel era mezzo palladio, quindi questa era la prova provata che c'era stata una fissione del palladio, che in quanto tale non dà luogo a manifestazioni energetiche, quindi è una cosa tranquilla che non. A questo punto sorge spontanea la domanda: è semplice del palladio ci mettessi l'uranio? L'uranio pure lui è un metallo, quindi anche lui è un buon candidato a ospitare, ad albergare deuterone, però succede tutto quello che succede con palladio, però al momento in cui si libera questo campo elettromagnetico che ha la frequenza di raggi gamma e i nuclei di uranio si rompono, quale energia esce? E qua facciamo un botto. Ecco, sostanzialmente la semplice base di tutto. E allora, sviluppando questa idea, perché, ma più che a catena, non è a catena, perché a catena richiede un fenomeno particellare, cioè perché noi abbiamo due modi di realizzare una fissione. Il nucleo lo possiamo o colpire con un proiettile praticamente puntiforme come il neutrone. Siccome è puntiforme, la probabilità che colga il bersaglio è piccola, perché la probabilità che i neutroni scivolano in mezzo ai nuclei, escono fuori alta, ecco da dove nasce la massa critica. Cioè, allora io devo pigliare un volume di uranio abbastanza grande, per cui ci stanno sempre abbastanza nuclei a tiro, che se il mio neutrone vabbè scansa quello, ma alla fine colpirà un altro. E quindi ecco da dove nasce la massa critica. E qua gli eventi sono a catena, che il primo neutrone colpisce il primo nucleo, il primo nucleo si rompe e mette neutroni, e allora lo uno, e quindi ecco l'aspetto sequenziale. Però c'è un altro modo: io posso prendere un campo esteso che copre una bella ampia regione dello spazio, come il campo elettromagnetico, e che trova il modo di produrlo. Questo campo scuote simultaneamente tutti i nuclei, quindi non è sequenziale, è sincronico, scuote tutti i nuclei. Siccome i nuclei, come insegna la fisica nucleare, sono degli aggregati di sottonuclei, in gergo shell, questa è la bella shell, sono tante shell, cioè tante noccioline legate insieme. Quindi immagina una specie di meccano di Lego. A questo punto le viti che tengono insieme queste noccioline, sottoposte a scuotimento, se lo scuotimento ha la frequenza giusta, cioè una frequenza che risuona con l'energia di legame dei nuclei, queste noccioline si schiodano. Quindi il nucleo tecnicamente non si rompe, ma si schioda, si apre, però l'effetto energetico è lo stesso, perché l'energia di legame si libera e dà luogo al botto. E questo sarebbe vero anche con l'uranio 238? No, è sempre l'uranio 238, però non è necessario arricchirlo. Perché? Perché siccome il fenomeno è esteso, i nuclei di uranio 238 presenti non danno fastidio. Perché? Perché con 238 non avrebbe fastidio? Vabbè, magari ed è vero, perché tu sai, il 238 non è fissile, c'è un punto appena, cioè quella risonanza risuona con l'energia di legame del 235, ma non del 238, che è meno stabile. Pensate. Allora che succede? E qua viene la fantasia dell'uranio impoverito. Succede che sottoposti a questi scossoni, chi fissiona sono i nuclei di uranio 235 presenti nella massa, e il 238 restano lì a testimoniare l'evento. Quindi nel corso dell'esplosione l'uranio si impoverisce, perché fissionano solo i nuclei 235 e i 238 no. Quindi se io dopo l'evento vado a vedere i detriti di uranio che
che stanno lì, ovviamente avete impoverito, ma voi non avete impoverito prima, si è impoverito durante l'esplosione. Chiaro? Naturalmente, per aumentare la resa del processo e renderlo più efficiente, io lo posso un po' arricchire. Chiaramente, arricchito al 95% non è necessario per fare le bombe convenzionali, è un processo estremamente costoso. Ma arricchirlo, poniamo al 3%, come sanno fare ormai anche gli iraniani, non è difficile. Allora, immaginiamo la perché è chiaro, siccome si rompono solo l'uranio 235, allora il rapporto tra le due quantità è 140. Allora, se io voglio avere, torniamo, 7 kg di uranio 235 per avere un botto uguale a quello di Hiroshima, devo pigliare 1000 kg di uranio naturale. Ma 1000 kg è una bella quantità, una tonnellata. Però, dato che io non ho bisogno della massa critica, se invece di 1000 kg che esplodono con la violenza di 20.000 tonnellate di tritolo, io ne piglio, ho detto 1000 libri, ne piglio un chilo, cioè 1000 volte di meno, e quello esplode con la violenza di 20 tonnellate di tritolo, non di 1000, 20 tonnellate di tritolo è un bel botto, insomma è abbastanza per tirare giù un palazzo. È chiaro? E o di meno posso usare, anziché un chilo, se uso un grammo, quello un grammo di uranio naturale, non arricchito, un grammo di uranio naturale esplode la violenza 20 tonnellate diviso 1000 fa 20 kg, e 20 kg di tritolo è raccamonato, e un grammo è un colpo di pistola, quindi io sparo un colpo